Eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti quanti. Guardate chi vi ho riportato qui il mercoledì sera da noi, vi ho riportato il nostro amico Bob. Ciao Bob, buonasera. Buonasera Ciao, buonasera a tutti. a tutti, intanto che aspettiamo che arrivino anche tutti gli altri, intanto saluto Xander, saluto Optinion, saluto Damedane che sono uniti. Chiedo scusa per aver fatto partire la sigla vecchia, mi è rimasta la sigla vecchia, proprio ho cliccato sbagliato, ormai era partita, quindi non, ormai era andata, ho detto vabbè pazienza, questa sera facciamo la sigla vecchia. Faccio subito entrare però la nostra ospite, l'ospite di questa serata, una grandissima autrice, una grandissima illustratrice, sceneggiatrice, abbiamo letto le sue ultime fatiche, è uscito il 14 di ottobre la sua ultima opera per Bao, Deep Vacation. Facciamo entrare in live con noi Yi Yang. Buonasera! Ciao Ciao, ciao a tutti! Bene, ragazza, come stai? tutto a posto, voi ragazzi? Tutto bene. Cioè, che bella voce hai nella camera? Ah, ecco, a proposito, visto che sei l'ospite, è tradizione, puoi scegliere il colore. Puoi scegliere il colore delle luci. Ma questo già mi piace, ma le Questo già altre ti piace. opzioni? O se vuoi ho un rosso, se vuoi ho un verde, o un bianco, però bianco. C'ho il blu, c'ho il viola, c'è l'arancione, c'è il giallo. Puoi No, scegliere. vabbè, ma quella dall'inizio mi piace di Quello più. dall'inizio, questo qui, Sì, via, blu è facciamo. più bello. Effettivamente l'ospite qui può sempre scegliere il colore, quindi allora, raccontaci un po' di te, insomma, tu vieni dalla Cina, ti sei trasferita in Italia ormai diversi anni fa, Sì, vabbè. cosa ti ha portato qui in Italia, come mai qui? Questa è comunque una classica storia. Chi voleva fare arte e venire in Italia già da tipo 1100 anni fa era già così. Praticamente io ho fatto liceo artistico in Cina e volevo fare il restauro dall'inizio. Restauratrice. Esatto, volevo fare il restauro. E poi ho guardato in giro su Google, soprattutto ho scoperto comunque l'Italia è quella numero uno. E allora ho deciso di proseguire questa strada, sono venuta qua in Italia. E alla fine, come vedete, non sto facendo restauro, ma sto facendo i fumetti. Ma ti sei, diciamo così, cioè, i fumetti sono stati un'occasione, non riuscivi a trovare sbocchi nel restauro e quindi ti sei data ai fumetti, oppure è stata tipo una vocazione? Vabbè, di sicuro per il restauro è troppo difficile, cioè era quasi impossibile per passare la missione. Non so se conoscete un po' l'ambientazione, l'accademica, è un po'. Cioè, praticamente dovevo fare tutti gli esami di chimica, matematica, bla bla bla, in italiano, che io non sapevo mica fare in cinese, figuriamoci, tipo, dopo 2 mesi che ho imparato l'italiano, dovevo fare in cinese. Infatti, immagino ho la detto. difficoltà. Allora io sono una tipo fatta no con la testa dura, io riesco sempre di arrendermi un'occasione, mi arrendo sempre subito, facilmente. Dico, vabbè, allora non lo faccio, faccio qualcos'altro. Però Bologna comunque mi ha affascinato troppo, ho detto no, devo rimanere qua. E ho guardato la lista di tutti i corsi, visto il fumetto che è sempre stato la mia passione. In effetti dall'inizio ero un po' indecisa se facevo fumetti in Giappone o venire qua in Italia, ho detto no, io non volevo sviluppare la mia passione come un lavoro, se no diventa un po' troppo pesante. Però alla fine ho fatto comunque fumetti che diciamo un destino, no? Definiamolo. Vabbè, devo essere sincero, sai parlare benissimo, cioè nonostante siano due lingue estremamente diverse, sai parlare italiano benissimo. Grazie. Quindi veramente complimenti, cioè è vero che tu dici sono qui da diversi anni, però c'è tanta gente che è qui da diversi anni che non riesce a esprimersi così bene, proprio anche quasi con l'accento proprio addirittura, quindi Accento emiliano. Me è un po', sì, un po' un mix, quindi lo veramente. dicono. Però
Dopo passiamo un pochino più sulle domande tecniche, ma perché Certo. noi siamo qui principalmente perché è uscito il 14 di ottobre Deep Vacation, che è l'ultima tua fatica, che è un sequel di un'opera che avevi fatto in precedenza sempre con Bao, che era Easy Breezy, che è un titolo anche foneticamente molto, molto bello. L'avete presentato anche a Lucca, c'era anche a Lucca, dove sei stata allo stand di Bao. Com'è stata l'accoglienza? Quest'anno in realtà mi sono faticata tantissimo con Deep Vacation, che in realtà sinceramente mi ha sorpresa tanto. Si vede che Easy Breezy è andato molto bene e dopo un anno il circolo comunque funziona ancora. E, se non lo sapete, Deep Vacation ho fatto sold out a Ah, Lucca. ottimo, E bravi. sia Deep Vacation che Easy Breezy. Grazie, gatto. Mi ha fatto tutti. Scusate, ma mio gatto è un po' pazzo, fa il Abbiamo casino. conosciuto prima, pre-live, Yoda. Esatto, un pazzo. E comunque è andato molto bene e tutti vengono molto con un sacco di felicità. Dico, no, finalmente è uscito, aspettavo da un anno. E a un lato sono molto molto contenta, l'altro lato quando chiedono, allora prossimo, prossimo, dico, però calmatemi. Però vuol dire che funziona bene quello che sto facendo e funziona bene la mia idea di quello che voglio fare anche in futuro. Quindi sono molto contenta, con un sacco di fatica però. Volevo chiederti anche una cosa, questa è una cosa di più divertente. Com'è andata la storia? Non so se eri anche tu presente, ma la storia del Tetris con zero calcare. Non so se conosci questa storia, la Ma conosci. io l'ho fa, però quando c'ero io quella sera, Zero era via con i suoi Ah, amici. ok. Ma io ho giocato comunque con Daniel, con Rachelle, tutti quelli. Ma io, cioè, no, faccio schifo, veramente, raga. Poi, Perché però, fino ad ora. per chi non lo sapesse, deve esserci stata veramente una faida, una sfida, un torneo di Tetris con la Switch tra tutti gli autori, tra cui anche Bao Zero tipo ha portato Calcare. 3 Switch per solo giocare questa roba. E Ma questa non è cosa qui così. è diventata un po' Esatto. virale nel web. Sì, 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 Ma sì, il sì, più sì. sfigato è Daniele. Lui ha perso sempre, però diceva che il suo Switch non funziona, capì? È la solita scusa di chi non riesce a vincere, diciamo così. Cioè, va bene che perdersi, però. Trova scusa. Bob, partiamo con magari qualche domanda sui suoi lavori, qualcosa che può interessare, insomma, qualcosa per il nostro pubblico anche. Tra l'altro, se il pubblico vuol fare domande, siamo qui apposta, ragazzi, quindi scatenatevi. Sì, io innanzitutto vorrei fare i complimenti alla nostra ospite che con la sua giovane età è già la seconda pubblicazione come autrice completa di storie e disegni per una casa editrice prestigiosa come Vau Publishing, quindi complimenti. Poi ho letto che ha anche ricevuto un premio per Easy Breezy al Esatto. Romix, quindi complimenti anche per questo. Grazie. Io l'ho letto Deep Vacation pochissimo tempo fa e devo dire che ha confermato le ottime impressioni avute con la prima opera, Easy Breezy. In un certo senso si è anche migliorata, si è evoluta nel tratto grafico, nel ritmo del racconto. Magari poi avremo modo di approfondire nel corso della nostra chiacchierata. Ad ogni modo, prego, prego. Come dire cioè, non lo so, miglioramento, perché sinceramente, d'essere l'autrice di questi due libri, io non vedo proprio il cambiamento. Cioè, Invece non so c'è, invece c'è. spiegare. Invece io non Secondo riesco a vedere, me. Secondo me. come dire un pittore cinese, si chiama Wu Guangzhong, è un pittore proprio numero uno. Lui ha detto una cosa, ha detto lo stile è la schiena di autore, che proprio autore non lo vede. Perciò secondo me può spiegare questa cosa, comunque lascio cose dietro a me, però io da essere me stessa non riesco mai a vedere
come è migliorato, cosa ha cambiato. È molto, ho lavorato molto sul momento, diciamo. Sì, però io ho proprio notato, proprio anche dal punto di vista grafico, ma anche proprio a livello di sceneggiatura, a me sono piaciuti entrambi, però se uno mi dicesse quale mi è piaciuto di più, ti direi Deep Vacation, ma non soltanto per una questione, sai, dopo certe volte va anche a gusti, no? A me è piaciuta di più Certo. l'ambientazione, sai, il mistero che c'era all'interno dell'opera. Adesso ve le linko entrambe, che così anche chi è in live, che magari non li ha letti, può comunque informarsi. Io sono rimasto molto, molto più coinvolto nella trama e sono stato coinvolto soprattutto dai tuoi disegni, che sono veramente molto belli. Sono dei disegni che comunque, strada facendo, se tu prendi la prima pagina di Easy Breezy e prendi le ultime pagine di Vacation, è vero che tu dici, io non mi accorgo, ma secondo me è qualcosa di obiettiva, cioè è una cosa obiettiva il fatto che c'è questo miglioramento. Tanto linko le opere. Sì, ma per me è difficile disegnare le cose, cioè al modo unico, sempre uguale, anche se dopo solo un anno, no? Cioè per me è quasi impossibile. Forse che sono ancora in un periodo, sto ancora scoprendo quella mia limite, cosa voglio fare. Quindi sono ancora una forma, diciamo, molto da gel. Sì. E ci sta da questo punto di vista qui, anche che tu. Cioè, ma nel senso, quello che un pochino mi interessava più che altro sapere era se tu cercavi di migliorare in qualcosa dal punto di vista proprio dello studio, cercavi di migliorarti qualcosa proprio come cercando di prendere spunto da qualche parte, magari verso qualche altro artista, insomma, per dare qualcosa di più nelle tue opere che poi arriveranno successivamente. È vero che tu hai detto calmi, calmi, però dai, le aspettiamo, speriamo che insomma arrivino nei prossimi Vabbè, mesi. rispetto di Easy Breezy con Deep Vacation, ho voluto di migliorare la trama, di migliorare come gestire una storia, non con solo, cioè non, come si dice, una trama lineata, tipo per chi ha letto Easy Breezy, comunque quando succede, inizia, succede, poi finisce. Invece Deep Vacation è più, diciamo, ci sono più montaggi in mezzo, che io volevo proprio di toccare la mia limite, di approvare a quale punto riuscivo a arrivare, se riuscivo a aprire tante cose, vabbè, tante cose, abbastanza cose, ma concluderle comunque a un modo, vabbè, non diciamo perfetto, però almeno di non lasciare le confusioni ai lettori, che mi sembra una cosa base per uno sceneggiatore. Però non avevo mai provato prima, no? Allora ho detto, vabbè, provo questo caso, vediamo come va. Bob? Io penso che sia invece molto migliorata dal punto di vista del ritmo narrativo, perché è molto più equilibrato, oltre che alla complessità della trama e alla profondità dei personaggi, che sono veramente molto sfaccettati. Poi l'autrice è anche molto brava a depistare il lettore, facendoci magari prendere una strada che poi ci riserva dei colpi di scena in un certo senso. Quindi anche i personaggi sono più numerosi, quelli appunto approfonditi rispetto all'opera precedente. E poi confermo quanto detto prima da Gigio, dal punto di vista grafico, trovo che sia più raffinato il tratto. I retini sono più elaborati, anche il colore, se vogliamo. È vero che l'ambientazione magari favoriva appunto questi colori un po' più vivaci, un po' più solari rispetto al primo capitolo. E quindi anche in questo si nota un po' il cambiamento. Ma tu avevi già studiato in partenza quello di creare una sorta di, ok, volumi unici, ma una sorta di serialità, cioè di dare poi dei sequel a Easy Breezy, oppure qualcosa che ti è venuto successivamente? No, in realtà mi è venuto più così. Cioè, con Easy Breezy mi sono divertita un sacco di fare la storia con questi protagonisti.
E dopo Easy Breezy mi sentivo che, cioè, loro vivono ormai nella mia testa e ce ne sono anche tante cose che non sono riuscita a dire tutto quanto in solo Easy Breezy, perché comunque è un volume unico. E io ho pensato di fare. Sì, Si sente? no, volevo far vedere qualche Ok. immagine nel frattempo, vai tranquilla, tu parla tranquillamente. Allora ho pensato di fare un'altra storia, eccola, un'altra avventura, comunque con questi due protagonisti, ragazzuoli adolescenti, uno più pazzo dell'altro, ma in un'altra situazione. E così è nato Deep Vacation. Appena ho consegnato Easy Breezy, ho parlato subito con la Caterina e la Bao. Ho detto la storia e fa: ah, beh, ci sta. Ho dato una sinossi e abbiamo già cominciato subito a lavorare su questo. Ritorno a Triade e bellissime tavole. Sì, le tavole, i fondali sottomarini sono molto, molto evocativi, molto E belli. penso che io non Eccolo sono un paese. che passa. Cosa vuoi? Scusa. È un mammone, scusa. Ma ci sta, i gatti sono così, anche io adoro i gatti, cioè sono, mi accerchierei dai gatti, è proprio il mio animale preferito, per cui Spero sono... che non sia un gran problema, rega. No. E quando comunque vengono allo stand o comunque ti chiederanno consigli, eccetera, eccetera, secondo te si può leggere Deep Vacation senza essere passati da Easy Breezy, oppure comunque sia tu consigli sempre di partire dalla base, insomma, dal No, punto di no, no. partenza? Secondo me si può, ovviamente si può, cioè, anzi, può leggere separatamente molto, cioè, senza problemi. Però per conoscerli bene i personaggi è più divertente se tu leggi entrambi, magari anche prima di Vacation e dopo Easy Breezy. Cioè, più divertente nel senso che si vede proprio la crescita dei protagonisti, che ti trovi magari in Deep Vacation, tu chiedi, chissà perché loro due si sono legati così tanto, allora torni a leggere Easy Breezy e capisci tutto. Oppure da Easy Breezy tu vedi quando hanno superato le cose, le difficoltà insieme, partendo da come erano prima, e poi passa al Deep Vacation e vedi dopo questa costruzione dell'amicizia e come sono diventati dopo 2 anni, per dire. È più divertente, ecco. Ma c'è qualcosa di te in queste opere? Nel senso, c'è qualcosa che hai preso spunto dalla tua vita, oppure proprio nasce tutto dalla fantasia? Perché comunque, sai, ambientate in un paese rurale, in Cina, nel nord, un po' da dove vieni tu, l'associazione ci viene di farla, no? Sì, allora la casa mia è al nord-est. Sto facendo passare le trame perché dopo alla fine la gente noi parliamo, però diamo sempre per scontato che qualcuno li conosca. Invece volevo mettere almeno la trama di Easy Breezy come meno uno poteva leggersela. Yes, bravo. Dimmi. Allora, casa mia è vicino, cioè vicino al confine sia con Mongolia che con Nord Corea, quindi al nord-est, quindi molto vicino al Giappone anche, che è stata proprio, diciamo, entrata del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi casa mia è stata molto influenzata dalla cultura giapponese, per dire, non lo so, già gli anni 70, quando tutto il resto del mondo in scuola hanno iniziato a insegnare inglese, casa mia insegnavano ancora giapponese come, Ah, diciamo, ok. seconda lingua in scuola, perché loro, cioè, siamo rimasti troppo indietro
E la gente del posto non sono riusciti, cioè non riuscivano a trovare insegnante che insegnava inglese. Siamo troppo chiusi, però gente che sanno parlare giapponese esistono tantissimi. Allora mi insegnavano giapponese, tipo mio papà è del 65, penso, comunque è diciamo dell'epoca moderna. Però lui ha imparato giapponese quando lui faceva elementari, quindi cioè, veramente, tipo la mia casa mi sento veramente rimasta troppo indietro col tempo, sia dal punto di vista economia, ma anche storia, tutto. Perciò anche la gente cresciuta in un paese un po' malvagio, diciamo, ognuno vive al suo standard. Siamo molto chiusi, ma anche molto troppo aperti, proprio pazzi nello stesso modo. E allora mio papà è un poliziotto, quindi, cioè, anzi, lo SWAT, quello che porta le pistole. Quindi mi raccontava un sacco di storie strane quando ero piccola, che per lui magari erano, vabbè, questo che mi è successo oggi, il mio quotidiano, ho arrestato questo che ha ucciso due ragazzi, così. Ma non si rendeva conto che non è una cosa per i bambini, però io sono Non è una cresciuta. cosa, non è una cosa comune, non è una cosa banale, insomma. Sì, ma anche lui si vede che non è cresciuto bene. Allora mi raccontava tantissime cose. Vedevo anche, tipo, io ho un cugino che è entrato in prigione quando aveva 18 anni, 18 anni per una rapina, roba così, in un gang di adolescenti. Solo che lui, tra tutti i 10 ragazzi, era l'unico che ha compiuto 18 anni, cioè l'unico che è entrato in prigione. Infatti ho ispirato un sacco Liu, il protagonista, uno di due ragazzi, da lui. Che mi ricordo quando io ero piccola e con ho conosciuto tanti ragazzi un po', diciamo, cresciuti per strada. Anche mio cugino era uno tra i loro. Però ho pensato, ma scusa, se magari a chi manca l'educazione familiare, però manca anche l'educazione della società. Cosa potrebbe succedere? Ho già visto che succede a mio cugino, però se, non lo so, se esiste un amico, le persone, diciamo, belle che possono illuminare la sua vita, anche solo quotidiana adolescenza, sai? Che soffriamo sempre tanto durante quel periodo, che cosa potrebbe cambiare con queste persone intorno? Allora io, cioè, un po' tipo volevo, non lo so, aiutare mio cugino nel mondo parallelo, nel senso, volevo immaginare co cosa potrebbe succedere se il mondo, se la gente erano più belle, più. Beh, da come hai descritto tu adesso la tua infanzia, la tua crescita appunto in Cina. Cioè, si vede veramente tanto questo parallelismo cioè, leggendo Easy Breezy. Cioè, non è proprio solo uno spunto. Cioè, da un certo punto di vista sì, è solo uno spunto, però anche dal punto di vista dello sviluppo, raccontandoci appunto, raccontandoci questo tuo pregresso, questa tua storia, di fatto ti hanno proprio influenzato tanto. Magari anche solo involontariamente. Però in realtà all'interno, soprattutto di Easy Breezy, almeno la partenza, ci sono intanto sì, l'invasione felina. Sì, L'invasione mentre felina. disegnavo proprio sentivo che mi trovavo ancora nella mia città. Sì. Bello, bello questa. Cioè, bello. In realtà sembri cresciuta, sembri veramente cresciuta in una gang, come la definivi tu. Cioè, comunque in un ambiente abbastanza complesso dal Sì, punto ma di vista io della penso che società. tutti noi, cioè, siamo cresciuti, cioè, io non ci credo, cioè, l'adolescenza per chiunque porta un po' di amaro, un po' di ferite, no? Cioè, io non ci credo delle tipo serie TV americane, sono tutti mega popolari, vanno tutti in giro, Sì, beve, beh, quelle ballare, sono le cose basta. americane, le americanate, quelle ambientate a Hollywood, ambientate Infatti. nell'Orange County, Cioè, sono. che vuoti, raga. Voi non avete passato una vita reale. Questa è una vita reale.
Sì, no, beh, quel concetto lì è chiaro, dopo, soprattutto quel concetto che tu esprimevi dicendo di tuo cugino, che magari ha avuto un pochino magari più di sfortuna nella crescita e che questo ti permette poi di avere due strade separate rispetto a qualcuno leggermente più fortunato, magari nello stesso ambiente, nella stessa estrazione sociale. Però magari qualcuno cresciuto con un certo tipo di educazione, tu dici, mio padre è un poliziotto, comunque immagino che anche a livello di rigidità sia stato magari un pochino più diverso rispetto a un genitore assente, no? E questa è un po' la fortuna di nascere anche soltanto nella porta in una porta più in là, in un appartamento più in là. Certe volte È non vero. bisogna cambiare, dire Italia, Africa, America, Australia. Certe volte veramente basta l'appartamento più in là che cambia radicalmente la vita. Certamente. Bob, domande. Sì, io volevo chiedere, essendo un'autrice bilingue, possiamo definire, perché parla sia italiano che cinese, avendo studiato sia in Cina che in Italia, mi chiedevo dal punto di vista tecnico, proprio del metodo di lavoro, come nascono le sue scene? Cioè, nel senso, i dialoghi, ad esempio, ripensa in italiano, in cinese, li traduce. Volevo capire, entrare in questo meccanismo creativo. Basicamente lavoro più in cinese perché mi viene più naturale. Però mi succede tante volte quando scrivo i dialoghi, mi viene in mente, cioè, mi viene solo, forse anche solo in italiano. Per dire ce ne sono, non lo so, tipo modo da dire. Tanti detti italiano che non esistono in cinese, allora ovviamente scrivo direttamente in italiano. Oppure, cioè, non so se conoscete questa cosa, si chiama tipo imbarazzo della madrelingua, roba così, come si... non mi ricordo come si chiama esattamente, però vuol dire che certe cose, per esempio, io mi sento un po' più difficile a dire ti amo in cinese, però se io dico ti amo in italiano oppure I love you in inglese mi sento più comodo. Ok. Non so se capite, Sì, no, no, ho questa capito cosa. il concetto, sì. Esatto. E quindi certe cose forse mi viene più facile a dire in italiano, però per costruire tutta la storia, la trama, la struttura, faccio più in cinese che mi aiuta di pulire, di non mettere troppe cavolate, diciamo. No, mi cavolate, no. Però sì, comunque, già, beh, da un lato molto bello conoscere così bene due lingue, nel senso che alla fine, come ti ho fatto i complimenti in partenza, dicendoti che ormai non si nota particolarmente la differenza tra, appunto, tra un madrelingua italiano e come ti esprimi tu, perché sei veramente molto bravo. Immagino che avrai anche dovuto studiare parecchio, cioè non è soltanto il... sì, so che comunque quando, soprattutto appartiene proprio un po' alla tua nazionalità, nel senso io conosco diverse persone che sono tue conterranee, che provengono dalla Cina, e sono molti quelli che appena arrivati in Italia si cimentano proprio quasi unicamente nell'imparare la lingua, quasi che al lavoro. Poi vabbè, voi avete una cultura del lavoro che è molto, molto più ampia rispetto all'Italia, però avete veramente una gran voglia di subito mettervi alla pari e poi da lì ripartire. Almeno questa è una considerazione che ho sempre fatto io. Ma Mentre molti... per chiunque una volta quando decidi di andare all'estero, no? Dici, ormai sono qui, cosa faccio se continuo a parlare cinese con i cinesi? Non ha senso, cioè è proprio la decisione, deve essere, non lo so, deve essere proprio deciso di fare qualcosa, altrimenti, perché se parli. Però magari per qualcuno venire in Italia è soltanto una tappa, nel senso che dice sì, vado in Italia, non so quanto mi fermo,
Mario non ha necessità di conoscere proprio così tanto bene la lingua, perché magari ci starò soltanto un anno, 2 anni. Penso che anche tu, quando sei partita dalla Cina, non so se immaginavi già di starci 10 anni in Italia o 20 anni, No, o magari dicevi ci provo, magari per comincio, niente. comincio. Ma questo è il mio problema in generale, che io non ho mai obiettivo. Cioè, Un io non ho programma. obiettivo, sì, un programma per futuro, cosa faccio quando mi sposo, quando avrò un bambino. Figura già un gatto che mi rompe le palle di continuo, un bambino. No, proprio io sono fatta così, cioè il mio obiettivo della vita è godersi la vita, è di godersi il momento così. Cioè sembra un concept molto vuoto che lo dicono tutti, però No, in guarda, realtà è no. molto difficile comunque sulla pratica, però io cerco di sempre fare del mio meglio al momento quello che devo fare invece di fare un sacco di progetti. Poi alla fine, negli ultimi 3 anni, abbiamo imparato dal benedetto Covid, tanto fare programmi è inutile. Tanto tu hai scritto, immagino, visto che è uscito nel 2021, avrai scritto anche durante la pandemia, cioè nel senso che un Easy Breezy arriverà più o meno in quei momenti Sì, infatti il lockdown non mi ha cambiato niente. Cioè, ho goduto tantissimo il lockdown. Cioè, veramente, quando tutti dicono no, la mia vita è ferma, ho detto vabbè, se tu chiedi in giro a tutti i fumettisti, comunque, noi abbiamo lavorato come sempre. Eh beh, certo, comunque è un lavoro che si fa soprattutto da casa, per cui alla fine Abbiamo questa fortuna. ecco, da quel punto di vista lì è stata una fortuna. Poi alcune persone addirittura dicevano: io stavo meglio quando non dovevo proprio relazionare. Ci sono tante persone che addirittura non amano relazionarsi e quindi dicono, da un certo punto di vista, non è neanche male non essere obbligato a farlo, perché sai. Dover andare al lavoro, dover andare in ufficio, dover andare in fabbrica. Molti, poi alcuni sono anche rimasti direttamente a casa, nel senso che molti sono stati trasformati in smart working, e quindi a questo momento qui hanno anche nella nostra stessa redazione. Ci sono persone che prima dovevano fare un'ora tutte le mattine per andare al lavoro, e ora lavorano da casa e dicono: ah, è molto. Finalmente. Molto meglio adesso. Proprio desiderio. Sì. Però ecco, comunque sei riuscita in un momento come quello che alla fine abbiamo affrontato tutti quanti, era un momento anche di preoccupazione, di ansia, di preoccupazione soprattutto per il futuro, perché ti dicevi, ragazzi, qua cosa. Tu l'hai trasformata in estro creativo. Poi da essere cinese veramente ho ricevuto anche tanti razzisti. Sì. Ecco, questa è Pensa una nel cosa, mondo. interessante. Ma intendi quando andavi chiaramente in giro per strada o comunque così? Sì, pensa che succede già a Bologna, una città comunque vedi gli È molto studenti aperta Bologna. internazionale di tutto il mondo, però io Storicamente è una delle città più aperte d'Italia, in teoria. in teoria, e io non riesco a immaginare i ragazzi se, non lo so, se si trovano in un paesino veramente più chiuso, cosa provano in quello periodo molto speciale. Cioè, sento delle. Diciamo che l'informazione non vi ha aiutato, nel senso che soprattutto all'inizio, quando non circolava bene ancora per l'Italia, sembrava veramente quasi una colpa essere di nazionalità cinese, nel senso che sembrava quasi un virus Guarda, portato. non si sa da dove viene. Io non so ancora. Cioè, secondo me noi non lo sappiamo. Non sappiamo mai la verità. Sappiamo la No, verità ma dal assolutamente, cioè, governo, stai però. parlando con noi che proprio, guarda, ne abbiamo sempre. Sì, però delle cose un po' esagerate, però alla fine comunque ho fatto pace con me stessa, con tutto il mondo, funziona solo con un po' di pazienza, ecco. A proposito di razzismo, invece, escludendo il Covid, come ti sei trovata pre-Covid? Ma io non ho notato nessuna differenza, cioè.
pre-Covid, infatti, cioè intendi prima No, nel della. senso, tu hai detto che sono arrivata nel 2013-14, ecco, nei 6 anni prima del Covid, dove non c'entrava niente il virus, hai avuto episodi o qualcosa che hai proprio detto, mamma mia, quanto sono razzisti, o comunque hai notato differenze da questo punto di vista? Allora, Bologna per fortuna non ho ricevuto, allora, una volta, solo una volta, razzismo proprio duro, e c'era un vecchio, ma non capisco, era anche ubriaco, Ah, ok, fuori vabbè, dai, dal bar, ha quindi. detto, ma voi cinesi siete venuti qua a rubare il lavoro dai nostri giovani, adesso è colpa vostra, i nostri giovani non riescono a fare un cazzo, no, nel dire. Anche io ero Ride ubriaca. per non piangere, si ride per non piangere, Mi è chiaramente. salito troppo sul sangue così. E ho risposto così, ho detto, signore, se noi siamo riusciti a rubare il vostro lavoro, devi pensare, magari noi siamo più capaci, magari noi siamo più intelligenti dei vostri giovani. Però anche Sì, questo l'ho detto malissimo, cioè ero ubriaca. non l'ha E lui mi capito. stava proprio, no, voleva lanciarmi pugno, cioè proprio Ah, partì. proprio. Sì, no, meno male c'erano gli altri. Però questo è un razzismo un po' duro, diciamo proprio quello che è sullo stereotipo. Invece tanti razzismo in realtà sono morbidi, tra virgolette. Cioè non lo fanno con la gente non lo fanno con l'attenzione di attaccarti, Lo fanno un po' però con un comunque è un razzismo pregiudizio. molto profondo. Cioè non se la colgono neanche loro, non li chiamano mai razzisti. Per esempio, una volta c'era una signora molto gentile, simpatica, in un bar, sempre bar, mi ha chiesto da dove vengo, cosa faccio, no? Una chiacchiera così. Ho detto, ah, vengo dalla Cina. Lei fa, ah, oh, ma dalla Cina? Che, tipo, ha detto, come fai di arrivare in un paese così qua? Cioè, nel suo concetto, cioè, la Cina è un paese. È rimasto troppo indietro nel suo concetto. È un paese per i poveracci. Sì, è un Quindi pregiudizio che aveva, un io sono stata pregiudizio. bravissima a fatto tutto il viaggio, essere coraggiosa di nuotare tutto il mare, arrivare fin qua a un nuovo mondo. Cioè, lei ha detto questa cosa. Mi ha dato un po' di fastidio dall'inizio, ma io non avevo capito che cos'era. Cioè, perché non è una cosa che ti rendi subito conto, no? Invece dopo sono tornata a casa, ho pensato, ripensato, ripensato e ho capito, in realtà anche questo è un razzismo, però molto, molto nascosto, Sì. che succede ancora più Sì, quasi possiamo comune. dire questo forse è un po' più involontario, un po' dato, come diciamo prima, più un aspetto quasi culturale, Esatto. che tu a livello di pregiudizio pensi, come dicevi giustamente tu, uno pensa alla Cina, dice è un paese chiuso, rigido, povero, che poi alla fine è forse l'ultima, cioè magari che. Chiaramente ci sarà il divario tra ricchi e poveri, un po' come dappertutto nel mondo occidentale. E ho capito, sì, ho capito un po' il discorso che fai su questo aspetto. E però comunque, dai, di base mi sembra di capire che non è stato proprio così estremamente pesante, ma ha avuto No, comunque no, no, questo no, assolutamente. Cioè, per fortuna, come dicevo, sono a Bologna, sto bene. sì, certo, Cavani può intervenire assolutamente. Ogni domanda che fate ne discutiamo, insomma. Bob, Perché non vedo le andiamo avanti domande? sul discorso, torniamo alle opere. Ok, io volevo chiedere, questa componente thriller, mystery che tu inserisci nei tuoi racconti, che comunque rimangono dei racconti di formazione, no? Dei racconti di. Protagonisti sono adolescenti, abbiamo sentito come sono cresciuti, come sono maturati nell'arco di questi due volumi. Volevo sapere se hai già in mente un pubblico di riferimento, qualcuno a cui ti rivolgi quando scrivi le tue opere. Allora, è sicuro. No, ai bambini, cioè i bambini sotto di 8 anni, per dire, no? Però, cioè, io ho scritto la storia a base sul mio gusto, sulla mia passione, che sono gran fan di
crime, film criminale, così, oppure thriller. E quindi, secondo io non ci ho mai pensato per il gruppo di lettori, però secondo me a chi potrebbe interessare di più al mio genere potrebbe essere quelli che leggono i gialli, soprattutto, oppure i film crime, un po' on the road, un po' Tarantino, Con, in questo genere, secondo me è molto più vicino al loro gusto. Sono Tarantino, quindi. Cioè, un po', ma non sempre. Cioè, in realtà, tante persone mi hanno detto che si è ricordato un po' di Tarantino, però lui non è stato mai stato mio numero uno. Cioè, io faccio con che Tarantino. Sì, certo, ma e Tarantino forse si vede forse più in Deep Vacation, però in realtà il ritmo crime, il ritmo che c'è in Easy Breezy in qualche maniera lo richiama. Infatti era la domanda che ti volevo fare anche io, se cioè, ok, le tue opere sono molto cinematografiche, le dicevo prima con Bob in partenza, no? Nel senso che sono estremamente cinematografiche, che potrebbero essere adattate ad un film. Io ce lo vedo un film su Easy Breezy, un film su Deep Vacation, perché comunque si prestano molto. Però questo arriva più da ispirazioni sempre lato cinema, sempre se lato serie televisive, oppure anche a qualche lettura, cioè, che cosa leggi tu? Allora, io leggo soprattutto grazie che hai detto questa cosa cinematico, che proprio io sono Davvero, gran fan di cinema, che infatti dall'inizio io immaginavo subito tutti i miei fumetti come un film, quindi il ritmo, tutto. Io di solito leggo un sacco di romanzi degli autori giapponesi. Leggo il mio preferito di Edogawa Lampo, non quello occidentale, ma quello orientale, che ha preso nome perché suo idolo è Rampo. Quindi ha cambiato suo nome e ha una pronuncia simile a Rampo, Edogawa, tipo Edogawa Kon, è tipo Edogawa Rampo. Edgar Allan Poe. Esatto. Ok. Questo giapponese che è stato, diciamo, ha fondato i romanzi gialli, thriller moderni giapponesi, che c'è anche tutto, cioè conoscono tutti. Leggo un Io ho sacco di romanzi. conosciuto grazie a Detective Conan. Hai Ecco, capito? Basta, gatto, dai. fa un cerchio il gatto, praticamente. Capisco. Vabbè, perché lui scrive un sacco di storie strane, fuori di testa, pazze. E poi leggo anche un sacco di Murakami. Vabbè, quello più famoso è Norwegian Wood, ma non è il mio preferito. Il mio preferito è la Kafka sulla spiaggia. Ecco, questo mi manca a me. Bob, tu Kafka sei sulla più. spiaggia, ma Oh, capolavoro! anch'io sono un fan di Murakami, lo devo confessare. Kafka sulla spiaggia, sì, è molto bello, non è il mio preferito. Il mio preferito è Nel segno della pecora, il primo giallo thriller Io che ha scritto Murakami. stavo leggendo Dance, Dance, Dance. No, è troppo bello. Anche lui, cioè, non è che. Perché se conoscete un po' i suoi lavori sono sempre un po' spirituali. È difficile capire quale è la parte reale, quale è surreale. E perciò da vedere fuori non c'entra molto con le mie storie, perché le mie storie sono piene più azioni, più realistiche, tipo fiabe, così. Però imparo tantissimo l'atmosfera, quello che descrive. Cioè, soprattutto lui, quando lui fa delle metafore, cioè veramente le cose più specifiche, le metafore, fa delle metafore stranissime. Tipo lui descrive la luna quanto bianca, dice bianca come tipo ossa di qualcosa. Cioè, è per dire un esempio, no? Sì, una Oppure cosa che non scrive. diresti mai. Sì,
descrive questo hotel quanto triste, triste come un cane con solo tre zampe essere bagnato sotto la pioggia di dicembre. Cioè, proprio tristissimo una volta che ti fa capire quanto cavolo triste questo hotel. Che mi piace un sacco come usa, come gioca con queste parole, che di come dare una idea di illuminare immaginazione ai lettori, mi piace tantissimo. Ecco, Sì, Timio, poi il c'è nostro Timio fa questa vedere un po' la caratteristica domanda di che abbiamo fatto Murakami. adesso. Scusami, Bob, scusa. No, no, volevo solamente terminare un Vai po' con avanti, corollare a vai avanti, vai quello avanti, che scusami. diceva la nostra ospite, nel senso che c'è anche questa caratteristica di Murakami, dei suoi rimandi tra un romanzo e l'altro, ci sono personaggi, nomi e situazioni che ogni tanto ri ricorrono anche su storie Esatto. che apparentemente non c'entrano nulla fra di loro. Sì, ma è fa fantastico proprio. Io so solo che mi avete incuriosito. No, Io assolutamente purtroppo. consigliabile. Io ho conosciuto Murakami perché ero in cerca di Murakami Ryu, che è un altro autore omonimo. Ok, sì. E Infatti era invece mi sbilocco una in domanda del Murakami pubblico che Haruki. diceva, lo conoscete, infatti qui. Sì, un altro grandissimo autore, però diversissimo da Murakami Sì, Haruki. è un'altra cosa. Assolutamente. E quindi io te lo consiglio, Gigio. Puoi Sì, pescare certo, un no, beh, ma me qualsiasi libro. l'avete già fatto appuntare praticamente. Non era un nome nuovo, cioè nel senso non era un nome che non avevo mai sentito, chiaramente, ma non l'avevo mai affrontato. Dopo me queste io no, non so se lo sai, ma io quando Bob mi consiglia qualcosa solitamente mi piace. Quindi è lui che mi ha diciamo, istruito al Gekiga, che mi ha istruito a Kamimura, che è lui che mi ha aperto un mondo, che io vengo dal mondo dei manga, soprattutto ho letto, cioè ho sempre letto manga, però l'editoria italiana sul mondo, diciamo così, del Gekiga, di autori importanti che facevano parte della rivista Garo, eccetera, eccetera. Per tanti anni ha pubblicato veramente molto, molto, molto poco. Adesso, obiettivamente, con questa maggiore apertura, con questo boom che c'è in generale, anche le case editrici possono osare un pochino di più, possono cominciare a portare qualcosa di un pochino diverso rispetto a quello che era il manga mainstream che poteva leggersi chiunque. E Bob è appunto leader spirituale. Bob è il nostro leader spirituale, è sempre stato così, Grande e Bob. il nostro Bob, sì. E beh, effettivamente Bob è un complimento, ma è anche la verità, cioè nel senso, sei stato il primo a lanciarmi su Tatsumi, su autori simili, quindi ci siamo. E appunto, siccome siete stati ottimi consigli, visto che stasera me lo state consigliando in due, prometto Siamo in che. 3, 2 ti ha consigliato, vuol dire. Esatto. Tra l'altro, vedo che anche in chat cominciano a essere tanto preso incuriositi da questi consigli, per cui fatto bene. Altre Sì, però domande? volevo precisare Tokyo Decadence e Murakami Ryu, non Murakami Haruki. Ah sì, volevo dire, sì, Era stato dovevo dirlo. citato Tokyo Decadence, da cui è anche stato tratto un film. Esatto. C'è anche una serie che ha fatto, Tokyo Decadence. No, vabbè. Una serie? No, io conosco solo il film, il cui regista è lo stesso autore del libro. Non è quello. C'è il romanzo, film omonimo. C'è il C'è un film con film la colonna omonimo, c'è un sonora film di. omonimo del 92 diretto dallo stesso Murakami. Sì, con la colonna sonora di Ryuichi Sakamoto. Sì. Bellissimo, tra l'altro. La regia del seguito, Topaz secondo, verrà affidata a Hideaki Anno, tra l'altro, con il titolo Love and Pop. Quindi, insomma, nomi altisonanti. Nomi altisonanti. Sì. Quindi diciamo che alla Bellissimo. fine abbiamo trovato anche la tua impronta là. Sì. Ho Ci siamo scoperto dietro. Ryu, il suo nome è Ryunosuke.
No, Liu. No, è Liu Noschi. Che carino. E quindi diciamo che la tua impronta letteraria arriva più che altro da questo. Però non hai citato, permettimi, non hai citato fumetti, eppure scrivi fumetti. Come la vedi questa cosa? Boh, ma a me mi sembra che i fumetti è una cosa molto vicina al cinema. Anzi, i fumetti è stato inventati allo stesso tempo che è stato inventato la cinema, solo che la cinema ha rubato tutta l'attenzione, no? Dice maggior Però business, insomma. dall'inizio i film prendono ispirazione dai fumetti e i fumetti fa la stessa cosa dalla cinema. E quindi per me non è mai stato così lontano questi mondi, diciamo, diversi per il pubblico. E per me, se io devo prendere ispirazione dai fumetti, è un po' troppo stretto per me. Cioè, non, come dire, se tu vuoi superare Jobs, per dire. No, tu non puoi mai leggere biografia di Jobs, devi leggere Jobs, biografia che legge Jobs, devi leggere, non devi capire. Cioè, devi sempre essere un po' più avanti, più a un altro livello, per dire, ispiro da, tipo come disegno, da un sacco di fumettisti, però soprattutto io guardo tantissimi pittori classici. Cioè, se io devo ispirarmi a qualcosa, vado proprio al fondo, a quelli migliori. Non prendo quello che è già stato formato o quello già stato cambiato da qualcosa. Ecco, questa è la tazza del mio idollo, Schiller. Guardo tantissimo come disegna lui. Sì, ho visto che avevi qualche installazione anche dietro di te, c'è qualcosa di artistico, qualcosa di interessante, insomma. E insomma, hai confluito in maniera, sia parlando prima del tuo passato, poi anche sul discorso cinematografico e letterario, comunque vedi anche il perché è bello parlare con gli autori direttamente, perché alla fine comprendi un pochino meglio il tutto, cioè nel senso che alla fine quando, tanto del tuo bagaglio, della tua esperienza, sia a livello personale e sociale, sia dal punto di vista artistico, l'hai trasformato, cioè sei stata una bella influenza nelle tue opere, che si vedono Sì. comunque alla fine tutte, si vedono alla fine tutte. Bene, vuol dire che ho imparato bene dai maestri. Beh, dopo già di base penso che questo sia una cosa abbastanza comune a tanti artisti, cioè io non so quanti artisti dicano, non ho mai visto niente, non ho mai letto niente, mi è venuto così, cioè alla fine Ma siamo. cioè, magari loro non si rendono conto, ma anche io. Mi dicono, mai pensato di mettere questo perché mi ricorda troppo? Dico, sinceramente non ci ho mai pensato, però questa cosa che hai nominato veramente mi piace tantissimo. Quindi vuol dire che mi ha influenzato senza, cioè mi ha marinato, cioè, nel senso non Sì. è che l'ho mangiato con l'attenzione, ma proprio era tutto entrato. Sì, ci sta come associazione, insomma. Ecco, infatti ci chiedevamo appena prima che arrivassi tu nel pre-live, io e Bob parlavamo appunto di quanto erano cinematografici i tuoi racconti. Perché io un film soprattutto su Deep Vacation me lo guarderei più che volentieri, nel senso Non che lo alla dire a fine. me, adesso aspettiamo solo un producer. Sì, esatto, cerchiamo. Allora facciamo AAA, cercasi producer e Esatto, facciamo. wanted. Visto che si è unita tanta gente adesso, rilancio il link se qualcuno è interessato per acquistare o comunque per informarsi, visto che non ci ripetiamo di nuovo sul discorso, sia su Easy Breezy, qua potete trovare sul sito di Bao, sia su Deep Vacation, che allora è andato tutto esaurito a Luca, ci dicevi, però è disponibile sul sito di Bao. Certo, ovvio. Quindi potete continuare, cioè potete
avvicinarvi al mondo di IE. Una cosa che ci chiedevamo sempre io e Bob era come operavi, cioè dal punto di vista proprio artistico, se disegnavi a mano, se avevi una tua tecnica o qualcosa, insomma, se potevi raccontarci un po' il tuo modus operandi. Allora, io disegno metà e metà, perciò tipo tutta line art faccio sulla carta con questo pennino. Nel frattempo il nostro Dame Dane, che è un nostro utente storico, dice che è passato per farti firmare un volume, ma che eri strapiena di persone. Questo è un complimento. No, mi dispiace, però, Però... cavolo. Tantissime persone mi hanno scritto che non è riuscito io. A me, cioè, personalmente sentivo veramente, io sentivo mi sento in colpa addirittura, capito? Cioè, Ah, però dicono che veramente. se uno ci tiene, poi ripassa un'altra volta. Alla fine non è che, vedi, infatti, la Medani giustamente dice sarà per la prossima, nel senso che alla fine ci Bravo. sarà un'altra volta. Dopo già Lucca per gli autori è proprio molto, molto, c'è proprio un bagno di folla. Poi magari certe volte purtroppo mi è capitato di andare a incontri con gli autori, non so, anche a Milano, quindi città anche molto grandi in cui... ci sono pochissime persone perché non è Lucca, ecco, allora a quel punto lì è un Certo, pochino più infatti, intima la cosa. tranne Luca, tutto il resto di festival è quasi una vacanza. Sì. vabbè, Dicevi, stavo scusami, dicendo. ti ho interrotto, sì, ti ho interrotto, scusami. No, tranquillo, stavo dicendo che disegno tutte line art sulla carta con pennino e lacchino, molto old school. E invece la colorazione faccio digitale, che è più, che ha più possibilità di fare varie cose. Quindi ma hai anche da questo punto di vista qui degli insegnamenti o sei autodidatta totale? Io ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Bologna, Quindi quindi chiaramente. sì, in scuola, vabbè, di sicuro che la scuola non ti insegna tutto, però in 3 anni ho avuto veramente dei insegnanti, cioè, fantastici nel mondo, cioè loro no, non è che ti insegnano la loro tecnica, ti fanno pensare di come migliorare la tua. Nel senso, cioè, per me insegnate peggiore che loro fanno, no, devi fare così come faccio io. Ma disegnare non è una matematica, cioè non è una cosa uno più uno per forza vuol dire due, ma devi capire quello che vuoi fare tu e soprattutto di provare varie cose. Quindi io ho imparato un sacco di come pensare dall'Accademia. E anche di avuto molta possibilità di avvicinare al mercato, che le cose più importanti ho imparato, ecco. Quindi niente, niente tavolette grafiche, niente digitale, niente... No, vabbè, digitale ho iniziato a usare da 2018, penso, sì. Non avevo mai toccato computer, cioè tavola grafica, mai. Però è arrivato un momento. Ho detto, vabbè, visto tutto il mondo sta trasformando digitale, dico, anche se magari non è che mi affascinava così tanto. Adesso sì, invece. All'inizio no, dico, vabbè, tanto giusto per provare, per imparare una tecnica in più, per non rimanere scema se in futuro arriva qualche richiesta. Ho detto Ok. così, inizio a imparare. Da lì ho già fatto 3 libri, così. Tutto digitale. Sì, alla fine è nato così, ma alla fine Ma sì, sei andata avanti. non è così difficile. Ma una domanda che esula un po' dai tuoi lavori, visto che abbiamo parlato di digitale, di cartaceo, di old school, a te piace leggere cioè, su carta, avere il volume tra le mani, sfogliarlo, sentire l'odore? Vedere le pagine, oppure sei comunque aperta anche al digitale, oppure leggi unicamente in maniera digitale? Parlo proprio anche dei libri, non... come lo vedi questa cosa? Leggere, preferisco di guardare, cioè proprio di avere qualcosa in mano e
Se l'ho scattato. Approva, approva anche lui, approva anche lui. Scusa. Non per forza devo toccare qualcosa, ma proprio per la comodità, in realtà. Vabbè, visto che porto gli occhiali, in realtà guardare lo schermo, cioè proprio dal punto di vista di pratica, sento meglio con la carta. E mi dà proprio un gesto di stare nel mio mondo, è tipo una prega, per dire. Apro, inizio il mio viaggio. Invece toccare il cellulare è troppo facile, è proprio tac tac che non mi rendo neanche conto che sto facendo. Io invece, per dire, adesso cominciano ad esserci tante opere che sono in digitale e io sto finendo lo spazio, come puoi vedere adesso, libreria a destra e a sinistra, Bob uguale a me, cioè alla fine quando sei lettore di lungo corso cominci a accumulare, poi a un certo punto non hai proprio più spazio. No, e ti giuro, io non ce la faccio, io ho provato a leggere i manga e i libri, le graphic novel su telefono, su iPad, su tablet, eccetera. Ma l'unico momento in cui mi ritrovo a leggere quando sono in vacanza, perché chiaramente non puoi riempire la valigia di volumi che già poi con gli aerei poi paghi l'universo. Allora ti scarichi qualcosa, te lo tieni sul telefono e poi magari in spiaggia, in montagna, insomma, dovunque vai, al lago, te li leggi, ecco, così. Però deve proprio essere una settimana e basta, perché però poi mi manca la carta. Vabbè, ma quello è il tempo raro quando troviamo in questa epoca, di un tempo di stare con solo noi stessi, veramente. Anche se in generale adesso sto a casa, comunque devo pensare domani, cosa del domani, devo partire per Francia, per dire, che devo ancora fare la valigia, oh mio Dio, panico. Invece proprio in vacanza, tanto domani niente da fare, lo torno a casa. Quindi è proprio un momento prezioso, tranquillo, con totalmente pace. Sì. E beh, ci sta, da quel punto di vista lì. E come adesso, prima all'inizio ti sei... hai detto no, calmi a chi ti chiedeva nuove opere, ma hai dei progetti futuri? Quali sono i tuoi impegni nel futuro? Ecco, nel senso, hai già qualche idea? Continuerai le storie con i personaggi che ti hanno caratterizzato finora? Allora, un'altra storia con i ragazzi di Easy Breezy e Deep Vacation ci sarà. Un'altra, non so se è l'ultima, però un'altra, ma non in breve purtroppo, cioè l'anno prossimo non penso che uscirà, però 2024, che secondo me uscirà qualcosa. Mm-hmm. E vabbè, l'idea che io voglio realizzare per questi anni è che io voglio iniziare a fare una serie, per una serie. Ok. Con almeno 3 o 4 volumi, perché non mi sento più divertimento, anche sento troppo sicurezza di fare un volume unico, autoconclusivo, che io vorrei, come diceva sempre, mi piace troppo di toccare la mia limite, mi piace di avere sempre challenge, anche se magari farò schifo, però è una prova, cioè, veramente la mia vita è così zen, anche se farò schifo, dico vabbè, mi perdono, trovo sempre mille scuse a perdonarmi, quindi ecco, io vorrei provare tante cose, una serie secondo me potrebbe essere un buon inizio. Sì, proprio rispetto ad ora, proprio metterci il numero 1, il numero 2, il numero 3. Esatto. Anche i volumi unici, perché alla fine, sì è vero, sono volumi unici, però come abbiamo detto prima, essendo comunque un sequel di Vacation, alla fine può essere visto come numero 1 e numero 2, però sì, di fatto non lo sono. A livello tecnico non lo sono, ma... No, infatti io vorrei fare la tumba. Esatto. Ma ti impegnerà comunque tanto fare un volume unico, nel senso che alla fine tra stesura, sceneggiatura, disegno... No, è complicatissimo. Cosa fai? Eccolo, è tornato! Tornato, sì. Da Medana ti chiede, visto che sei appassionata di Satoshi Kon, grandissimo artista, qual è la tua opera preferita? Vabbè, del suo film, il mio preferito, vabbè, è Paprika. Mm. No,
Senza dubbio, Paprika è troppo. Cioè, inizia già a suonare la musica nella mia testa, Ah, realmente. ok, sì, Paprika, con sono. veramente. E poi anche la sua l'unica serie. L'unica serie. Come nome in italiano, non so come si chiama. Siete data nera. Hai spento la stella, la Oh no! telecamera. Eccomi. Scusa, No, tranquillo, volevo no, è perché cercare. ogni tanto si paranoia agent. Esatto! Paranoia. No, quello è troppo fuori. Questi due sono i miei proprio Ma ecco, top. Damedane l'aveva scritto, scusami, mi è arrivato. Bravo, grazie. Perché io mi ricordo sempre o in titolo cinese o in Vedi, giapponese lo come diciamo prima, ragioni in cinese, poi devi tradurre, giustamente. Purtroppo sono cinese, raga. Vabbè, ci sta, ci sta. Io ogni tanto invece da noi va molto di più il dialetto. Ogni tanto italianizzo il dialetto anche quando non si può italianizzare, si non riesce a italianizzare alcune parole o alcuni concetti. E quindi, quando poi, soprattutto quando noi come redazione ci troviamo, non so, nelle fiere a Lucca, ogni tanto qualcuno quando dico qualcosa si mette a ridere e dice: ma cosa vuol dire? E dico: ma perché non è italiano dire no, non è Vabbè, italiano? E dico: ah, ok, succede scusate. anche sì, in sono quelle francese. C'è cose. Sì. bolognese, dice pollegge. No, non so se l'hai mai sentita. Ah, allora vedi, pollegge vuol dire rilassa. Tipo, sono sul divano poleggiando. Ah, Poleggiarsi. ok, tipo, Oppure sì. quando ti agiti troppo, tuo amico dice: oh, pollegge, tipo, calma. Ecco, questo da me non si dice, cioè, non è un detto, non è Ah, un'affermazione. non lo Vedi, sapevo, alla fine pensavo questo. fosse italiano. A me questo multiculturalismo, indipendentemente che sia Cina, Italia, che siano dialetti, a me è sempre piaciuto. Quindi alla fine non è che ci trasforma, c'è cultura, è un po' differente la cosa, cioè, nel senso, non è che in qualche maniera cambia il mio modo di essere. Ci moltiplica la vita. Bob, hai altre curiosità, domande da chiedere? Sì, in effetti sì, se posso. Vorrei chiedere, anche se sei molto giovane, hai dimostrato una grande esperienza e questa conversazione dimostra anche una grande consapevolezza. Volevo sapere se hai dei consigli da dare a un giovane che si affaccia magari per la prima volta al mondo del fumetto e vorrebbe magari cimentarsi anche lui a lavorare in questo campo. Vabbè, per così consigliare. Più sul come essere invece di sulla pratica, perché ce ne sono troppi capolavori che potete vedere, tutti, cioè il mondo, ma pieni, ma io riesco solo a condividere un po' del mio pensiero, che soprattutto dobbiamo essere sinceri con noi stessi, veramente. Soprattutto per chi, diciamo, fa un lavoro creativo. Che visto adesso anche tipo gli ultimi anni, intelligenza artificiale riescono a fare un sacco di lavori pittorici belli, ma io non mi sento, cioè tutti dicono: no, mi sento in crisi, ci sta rubando il lavoro, ma io non, raramente mi sento in crisi, perché le storie che costruiamo noi, questo è il punto, non è quanto bello questa tecnica, quanto bella questa composizione che ho usato. No, la storia, l'idea, quello che vogliamo mostrare ai nostri lettori, il nascosto dentro una storia. E questa idea vuol dire che è una idea nostra, cioè soprattutto da quando iniziamo a fare i fumetti, per chiunque, il primo libro è sempre quello che è molto vicino alla nostra vita. E per essere vi vicino alla nostra vita, fare una storia che possiamo convincere tante persone, vuol dire che al primo posto devi convincere te stesso. E per convincere te stesso devi essere molto sincero con te stesso, non solo di pensare: no, metto questa scena, sarebbe figo, esce, va alla luna, è bello. Sì, è bello
se tu sai già della luna, no? Nel senso, invece di fare qualcosa proprio da zero, da fare per fare, non è una bella idea. Non fare le cose, diciamo, perché tu vedi che va la moda. Perché tanto la moda, raga, è un bullshit. Cioè, la moda cambia ogni anno, ogni 2 mesi. Ma la cosa che rimane, tutte le cose belle rimane nel mondo, nella storia del mondo, sono classici. Anche la moda, magari per un periodo dopo, se è una cosa veramente bella, diventerà classica. Quindi, per me, non fregarci. Per piacere mai, e scriviamo quello che vogliamo scrivere veramente, anche se ci preoccupiamo, siamo un po' nervosi di dire, oh, può piacere alla gente, non importa, perché soprattutto dobbiamo piacere a noi stessi. Se piacerà anche qualcun altro, sarà una festa, no? Altrimenti cosa perdi? Se tu non essere sinceri con te stesso, perdi te. È una cosa, una idea molto grave. Stiamo attenta. Sì, beh, è bellissimo quello che hai detto. Cioè, alla fine, se io credo che nel mondo dell'arte, e te lo dice una persona che io non sono artistico per nulla, cioè, nel Ma senso che non so figurati. disegnare, non so scrivere, Tu hai la non luce so. blu. Com'è? Hai la luce blu. Però la luce blu, sì, questa è, a differenza di Bob. Bob invece lo vedi così, ma Bob sa disegnare benissimo. Sì. Bob è un artista, sì, Bob è un artista, a differenza mia, sì. Ecco, però credo che alla fine, se non si è originali, se non si metta se stessi nelle opere, alla fine, è un po' come quello che dicevi anche prima, riferito alla scuola, no? C'è un maestro che ti insegna la sua arte, non è la tua arte. E quindi alla fine non sei originale, per cui alla fine se non sei originale, perché dovrei leggere te e non leggere l'originale? Infatti. Se invece sei una persona che in qualche modo riesce a differenziarsi anche nelle piccole cose, a portare il proprio essere, il proprio modo di operare all'interno delle opere, in qualche modo, come giustamente dicevi, se attacca a più persone diventa una festa, vuol dire che comunque, per esempio, tu stai avendo successo pian piano, stai avendo pubblico, stai avendo persone che ti seguono, Certo, ma di tutto perché sei tu, non sei nessun altro. esatto, cioè se tu E avessi questo è copiato unico. qualcos'altro non sarebbe mai arrivato. Certo. Bob? No, mi sembra un'ottima filosofia, non nulla da Vabbè, dire, è una davvero, filosofia. ineccepibile. Mi chiedevo un'altra piccola curiosità, se ascolti musica mentre lavori e se puoi rivelarci che genere di musica ascolti. Ascolto un sacco di musica di anime. Sono Ah. grande. Io speravo nel heavy metal e invece... Figurati, io non sono gran fan di metal. Tipo mio ragazzo quando vuole ascoltare metal a casa deve entrare in bagno. Lui può ascoltare metal in bagno. In No, bagno, io ok. ascolto un sacco di... Cioè, tipo per me la musica anime è una genere, si chiama musica ECG, no? Sei presente. Gran fascina, è un po' rock, un po' punk. Non so se è presente la sigla di Chi sei giù. Mamma mia, quella mi ha fatto un lavaggio di cervello. E dopo comunque diciamo che prende più generi musicali anche la musica anime, Sì, perché comunque c'è ma è quella bellissimo. Poi a sentimentale. me Sì. mi viene sempre un sacco di brividi ascoltare quella, è molto tutto tipo un po' rock giapponese, come ex Japan, un po', cioè io sono cresciuta nella variante, l'ambiente è un po', vuoi tipo magari rock americano, rock british, e io ero in rock giapponese. E se no ascolto anche un sacco di podcast tipo True Crime, oppure Qualcuno spiega la storia.
Qualcuno invece dice che ok, la opening di Kiseiju bella, ma la Bravo, ending citato un po' proprio meno. opening, ma quello è troppo L'opening. bello. Così a chi non ha mai Non sentito. dirci che sai anche cantare lì, sai anche No, io non cantare. so cantare, purtroppo. Ok. No, So perché già insomma. cantare, non posso sapere fare tutto, se No, è no devo possibile, è lasciare un po' di possibile. spazio anche agli altri. Brava, brava. E l'ascolti mentre lavori o comunque preferisci più un ambiente silenzioso? No, devo sempre ascoltare qualcosa. Devi avere qualcosa in sottofondo per tenerti compagnia? E Oppure... no, anzi, per non farmi concentrare troppissimo, cioè non riesco a tirarmi fuori dalla mia concentrazione. Quando sono troppo dentro divento molto, molto antipatica, cioè non voglio parlare con nessuno, tutto molto, cioè divento troppo agitata. Se c'è qualcosa che anche solo con un minimo volume è tipo un collegamento col mondo reale, nel senso, capisco che io sono qui e nel resto del mondo esiste anche qualcos'altro, di non farmi sink troppo. Da Medane ti chiede, visto che ne hai parlato, se hai una storia true crime preferita. Immagino su ogni tipo di media, quindi sia film, sia libri. Preferita non lo so, però genere è sempre la serie Hard Killer, anche solo serial Bombard, tipo anche quelle su Mandare, però quella che lo fanno, ecco, questo è per me, devo fare una serie anche per questo, ho un gran fisso con le Hai serie proprio. già anticipato che farai una serie su qualche crime particolare, qualche serial killer che No, io dovranno non l'ho detto, cercarlo. l'hai detto tu. Sì, sto scherzando ovviamente, però sto unendo i puntini. Però potrebbe essere un'idea. Sì. Ok, intanto ringraziamo Sion Twitch. Ciao Sion che sta donando. Bob, hai altre domande? Oppure... Sì, in effetti avrei un'ultimissima curiosità, se posso. Allora, io navigando un po' in rete, soprattutto nei vari firmacopie che pubblicavano sui social le varie case editrici, ho notato il tuo nome anche presso un'altra casa editrice, la Saldapress. Non so, se hai voglia, se puoi parlarci di quest'altra pubblicazione, ci farebbe piacere saperne di più. Il nuovo libro che ho fatto con Salda si chiama Luce e Cosmo, che ho fatto ruolo solo disegnatrice, collaborato con sceneggiatore, si chiama Isaac Friedel, che è stato anche il mio primissimo sceneggiatore da quando ho iniziato a pubblicare fumetti. Questo volume qua, Luce e Cosmo, è molto più pop americano, però cioè, con il mio stile è sempre un po' strano, non è proprio americano, ma non è neanche solo manga, è molto, definiamo molto, un po' Yuasa, cioè presente quella regista Yuasa, che lui fa non solo manga o solo americano, un po' quello stile grottesco, diciamo, stilizzato. E anche la storia è un pochino fantascienza, cioè fantasia, no? Senza scienza. E, viviamo in un mondo che ognuno, i cattivi pensieri, si informa un piccolo mostro. Solo che questo protagonista è nato donato con una capacità di vedere questi mostri, incontra la protagonista ragazza un po' classica, però lei è l'unica che non c'è il mostro, è proprio pura, rappresenta un simbolo della nostra ingenuità e inizia un po' di avventure. Ecco, questo comunque mi piace tantissimo la drama, infatti ho detto a Isaac subito di sì, anche se mentre lavoravo su un altro libro tutto fatto da me stessa, quindi quest'anno ho fatto veramente una gran fatica, corso da Sgobbato quest'anno. È sgobbato tanto quest'anno, insomma. infatti guarda come sono sana. No, vedrai. Beh, alla fine,
comunque lavorare tanto significa che comunque si è anche tanto apprezzati, per cui guardiamo almeno il bicchiere mezzo pieno anche in questo caso. Sono contenta di Sì. lavorare. Molto bello. Allora, hai detto che devi partire per la Francia e devi ancora fare la valigia e non ti volevo disturbare oltre, insomma, abbiamo No, fatto grazie. questa bellissima. Poi devo dare Ma vai in Francia sempre per lavoro o per rilassarti? Sempre per no, lavoro? per lavoro, magari Ah, no. per... No, perché Easy Breezy è stato nominato per qualche premio in Francia. E vado in questo festival, si chiama Colomiers, BD Colomiers, è vicino a Toulouse, è un festival piccolino però molto molto carino, si trova un sacco di cose carine là e vado a fare eccolo, ci sono Colomiers. Ha un percorso ormai, ha un percorso circolare, scende da una parte e risale dall'altra, sì. Bene, io ti ringrazio veramente tantissimo per il tuo tempo, per essere venuta qui. È stata veramente una chiacchierata curiosa e interessante. Non so se Bob conferma alla fine. Assolutamente, anch'io. Spero Intanto che rinnovo i complimenti alla nostra ospite per le sue pubblicazioni, che sono veramente vi ho meritevoli. contentato. Ah, Prima di per cui andare, la però, ringrazio moltissimo. prima di andare, Hanno riscattato un consiglio manga. Qualcuno ha pagato per sapere da un consiglio manga, se puoi dare. Allora, mio numero uno, vabbè, uno tra i numeri top 5 è sempre Monster Monster di di... Urasawa. No, Monster Legacy, se avete magari cominciato in quest'epoca, forse Monster è un nome troppo storico, cioè No, io ho letto... beh, è un capolavoro senza se, Sì, senza ma. però veramente questo lavoro è stato selezionato da i 10 manga che ha cambiato il mondo e Monster è il numero quarto. Il numero uno era Dragon Ball, cioè Ok. Dragon Ball lo conosciamo tutti, Vabbè, sì. però Monster... Leggetelo, Sì. mi raccomando. Ma sempre comunque nel mondo crime, ti piace quel mondo lì? Mi spaventano più i umani reali che fanno le cose pazze Sì, che i mostri. certo. Bene, allora di nuovo grazie a Bob per la compagnia. Spero di rivederti un po' più spesso il mercoledì qua da me, insomma, se. Volentieri, con Ecco, molto piacere. molto piacere, un piacere mio soprattutto. Ringrazio tantissimo io vi rinnovo l'invito ad andare a leggervi la sua storia e soprattutto a provare, se non lo avete ancora fatto, Easy Breezy e Deep Vacation, che sono veramente due volumi unici, però comunque uno il Grande Bob. dell'altro. Grazie, Bob. Perché sono veramente meritevoli e come abbiamo detto questa serata qui meritano assolutamente un'occasione di lettura anche se provenite da altri mondi che appunto appartengono magari di più al manga. Io dico sempre bisogna aprirsi un po' di più Sì, io il abbiamo manga avuto. leggo tantissimo. L'ultimo Sì. apprezzato, ecco, l'ultimo apprezzato tanto è Summertime Raiding. Non ho Bello. ancora guardato anime, però manga mi è Sì, piaciuto sì, sì. tantissimo. Sì. Sono un altro ottimo consiglio da Un parte altro tua. time. Bene, allora io vi saluto, vi invito a seguire come solito la nostra programmazione, il nostro sito, eccetera, eccetera. Ora saluto sia Bob sia Yoda, visto che fa parte anche lui Grazie, della live. Buon viaggio per domani, mi raccomando. grazie. Speriamo Forza. di beccarvi di persona presto. Sì, assolutamente sì. Tra fiere e quant'altro ci vedremo sicuramente. Mi farò vivo io. Sì, Promesso. grande. Ok, lancio la sigla. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Ciao, Ciao. ciao a tutti. Allora.